Cari amici, è veramente un piacere essere qui con voi questa sera. Sono tornato dal Pelican Hub di Isernia, ospite di Goldpen, e sarà per me molto difficile esternare come si deve le profonde emozioni che sono suscitate in questo evento venerdì sera, in quello che è uno spazio aperto agli appassionati, ai professionisti, ai cultori del mondo delle penne stilografiche, e tra questi alzi la mano chi non possiede una Pelican. Io sono andato giù con la mia bellissima M400, una delle mie primissime penne acquistate con i miei soldi, col primo lavoro, una penna alla quale sono molto affezionato e che si è distinta confermando la longevità e la cura con cui questi strumenti di scrittura vengono realizzati. Ma non sono qui a parlarvi della mia Souverain, alla quale dedicherò un video per presentarvi anche l'inchiostro dell'anno 2023, che è questo quarzo rosa, che sono curiosissimo di aprire e che mi sono accaparrato nel corso dell'occasione, perché non si può andare al Pelican Hub e non portarsi a casa l'inchiostro dell'anno, voglio dire, cioè come darsi una mazzata nei piedi, no? Quindi lo proveremo. È vero, vi ho promesso che vi faccio la prova dell'inchiostro dell'Herbin anche, e ci sono tanti inchiostri e tante penne che sono in coda, che bussano alla mia porta. Gianfra, quando è che ci fai la recensione? Un attimo, calma, pazienza, c'è posto per tutti. Vi parlo, voglio proprio provare a raccontarvi quanto è stato bello. E per farlo voglio partire dal Pellicano. Mi è stato donato il magazine For Handwriting Culture ed è questo il fulcro del Pelican Hub. Questo è il fulcro della mission che gli appassionati di penne stilografiche, secondo me, dovrebbero avere chiara, cioè quella di fare cultura dello scrivere a mano. In un'epoca, ne abbiamo forse anche già parlato, in cui la digitalizzazione è senza dubbio il presente e rappresenta anche il futuro, qualcuno giustamente continua ad avanzare un dubbio dicendo: ma i posteri avranno memoria di quest'epoca, i posteri avranno memoria del passaggio al nuovo millennio e di quello che è stato dopo. Certo, i supporti di archiviazione, i data, i cloud, eccetera, stanno tutti orientandosi per cercare di garantire una durata nel tempo, ma sarà paragonabile a quelle delle nostre amate pergamene, dei nostri scritti? E l'impersonalità del dato digitalizzato, fino a che punto può restituire la passione e le emozioni che passano attraverso un tratto vergato con qualunque strumento di scrittura? Cioè, se vi prendete i bellissimi lavori calligrafici occidentali, indubbiamente, no? Però va molto di moda vedere i tratti a pennello orientali. Questi caratteri, questi ideogrammi che portano in sé dei profondi significati sono delle opere d'arte, ma perché? Perché sprigionano tutto quello che è la passione che è nel cuore dell'artista nel momento in cui verga il carattere col suo pennello. Mi viene in mente anche un esempio musicale, cioè Louis Vierne, quando compone la toccata per organo, lo fa in un momento di profonda depressione. Sentitela per capire cosa non tira fuori quest'uomo dal suo cuore e trasformandolo
in note, allo stesso modo, beh, i più noti compositori forse anche no, evidentemente, quando si raggiunge lo stato dell'arte. E questo lo ha detto anche il maestro Casciato più volte nei suoi video, nel suo libro anche, lo cito, lo saluto, perché è un grandissimo. Questo traspare anche dai nostri manoscritti più antichi e anche dalle nostre grafie. Che per quanto probabilmente forse non saranno mai consacrate alla storia, chi lo sa, ma a noi che ce frega? A noi ci interessa che chi riceve un nostro biglietto, riceve una nostra lettera, trova un, io li chiamo i pizzini, le note con le cose, il lavoro da fare, eccetera, possa avere un, trasmesso un qualcosa di nostro. E invece per noi che scriviamo, che siamo appassionati di scrivere a mano, la passione che riversiamo nei nostri quaderni, più pubblici e più segreti, quindi scriviamo a mano, facciamo la cultura dello scrivere a mano. Il Pelican Hub di Isernia è stato questo, perché ho visto tantissimi bambini. Questo è il motivo per cui non ho fatto video, non ho catturato foto, nel rispetto della dovuta privacy di chi era lì presente, che magari avrebbe anche dato il consenso. Mi sono goduto questo, mi sono goduto bambini pendere dalle labbra di persone più grandi di loro, apparentemente anche forse con più dimestichezza, che gli facevano vedere come si carica una penna stilografica, come scrive un pennino piuttosto di un altro, più grande, più sottile, provala, impugnala e divertiti, lascia il segno, lascia il segno. E vedere questo, credetemi, è stato bellissimo, bellissimo, perché come dove ci sono i bambini ci sono i genitori, dove ci sono i genitori ci sono i docenti. E questo è stato quello che io ho trovato a Isernia. Un venerdì sera, un po' uggioso, minaccioso di pioggia, ci ha raccolti nel calore di Gold Pen. E quando vi dico il calore di Gold Pen, parlo del calore umano, l'ospitalità squisita, semplice, autentica. Che la signora Laura e tutti coloro che hanno partecipato attivamente a fare in modo che si potesse svolgere il Pelican Hub, facendoci sentire ciascuno di noi a casa. Io sono il signor Nessuno. E credetemi, cioè, mi sono veramente sentito coccolato. Questa è passione, questa è cura della cultura dello scrivere, questa è prossimità, questo è relazione, questo è comunicazione, questo è anche marketing, è questo di cui c'è più bisogno in questo tempo presente. Vale come punto di partenza, perché il punto di arrivo siamo noi, siamo le persone, sono le relazioni autentiche. Questo close up sulle relazioni, questo riuscire a incontrarsi, gente che veniva da tutta Italia a discutere nel semplice e nel complesso della passione stilografica, è stato impagabile. Io, a chi non è potuto venire, spero e confido che ci sarà un Pelican Hub 2024. Non perdeteveli i Pelican Hub, perché sono un momento veramente di scambio, di passione, anche di razionalità, dove le tematiche, i problemi, le cose, magari emergono anche quelle. Emergono perché è giusto anche sapere dove, quali sono i limiti e quali sono le opportunità che l'industria e le manifatture possono mettere in campo per farci godere
non i prossimi 10 anni, ma come diceva Cesare Verona, patron di Aurora nel suo libro, che poi vi presenterò, proiettarci oltre i 100 anni appena trascorsi, andare a guardare i prossimi 100. Beh, è un traguardo ambizioso? Sì. Pelican, è la testimonianza che si può fare. Pelican, per l'amor del cielo, è Pelican Hub, quindi Pelican ha dimostrato di poter lasciare un segno nel cuore di tanti, perché i meno giovani hanno scritto con le Pelican, le Verde Nera, la mitica 150, che invito a vedere le recensioni del maestro Casciato, quelle che preferite, del Circolo Stilografico Romano, ma la M400, la 800, la 1000, le edizioni Macchie, le edizioni Toledo, quelle maestri artigiani hanno saputo portare il saper fare nelle mani delle persone, quindi strumenti di scrittura che prima di tutto sono strumenti di scrittura affidabili, funzionanti, durevoli nel tempo, ma che sono anche opere d'arte. E non vediamo l'ora di vedere il modello 2023 dell'anno, perché se esiste un inchiostro, l'inchiostro è un po' un precursore, è un po' un campanello che ci dà un indizio su quale potrebbe essere il modello 2023 presentato da Pelican. Bene, io a Pelican indubbiamente auguro, come a tutti gli appassionati, molti lunghi, proficui anni di cultura della scrittura a mano, del saper fare questo. Ecco, questo è il Pelican Hub. Famiglia, cultura, divertimento, passione. Il prossimo video lo voglio dedicare appunto alla Pelican, perché se lo merita, perché è giusto così. Anche la mia piccoletta, la M400, non vede l'ora di scrivere, di farsi conoscere al pubblico, di stimolare a lanciarsi su un modello di questo tipo. All'inchiostro, ve l'ho già detto, quindi la caricherò appositamente. Ero partito con un Edelstein Aquamarina che ha fatto egregiamente la sua bella figura. Passerà dopo la sua recensione, per quanto io adori quell'inchiostro. Faremo questo, come giusto che sia, in collection 2023, Rose Quartz, quarzo rosa. Questo mi ricorda che sa proprio in qualora ad andare a cena, e chissà che cosa verrà fuori dalla dispensa appena rifornita, perché voglio dire, Pelican Hub non esclude assolutamente che uno si possa fare una bella gita enogastronomica e conoscere le bellezze del nostro paese. Nel Molise, a Isernia, ce ne sono tante, soprattutto c'è tanta umanità e tanta brava gente. Vi auguro quindi una felice serata, grazie per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi direte: Gianfranco, però noi volevamo vedere, voi volevamo fare, dovete venire a Pelican Hub, cioè non c'è di discorsi. Quindi al prossimo Pelican Hub, ma nel nostro canale, cioè nel mio canale, anche prima. Quindi vi aspetto al prossimo video.